Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrix della Nuotata e oggi siamo qui con questo nuovo video di Minecraft con una nuova serie che sarà Minecraft Custom Map. Non farò una playlist perché non mi va, però farò appunto questa serie di Custom Map. Su appunto 1.6.4, in questo momento sono su 1.6.4. Potrei anche farlo sulla snapshot che vi ho fatto vedere quando vi ho fatto appunto vedere la mia custom map, ma non mi va perché appunto ho tre salvataggi e quella che mi viene prima è presto è questa. Quindi, allora, andiamo. Regole: non rompere blocchi, non prendere le leve se le hai già piazzate. Assolutamente non, no, assolutamente giocare con un livello massimo di nebbia. E quindi, in che senso? Quindi devo far così. Boh. Gioca con difficoltà facile. Easy. Troverai cartelli di aiuto con tutti i consigli. No, con utili consigli. Prendiamo questo. Ok. Ho già, diciamo, giocato all'inizio, poi le altre parti no. Ho fatto giusto questa parte qua. Ho letto le regole, ma gli altri no. Mappa. No, aspetta. Storia. Sei nella tua barca quando si alza una nebbia. Una fitta nebbia, scusate, è che non riesco a leggere questo coso. Incappi in un'isola misteriosa. Voglio mettere una resource pack che sarà questa qui. La 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 la. Tanto che Minecraft, ok. Perché non mi funziona la. Ok, la tastiera, ok. Incappi in questa isola misteriosa, che sarebbe questa, l'isola misteriosa. E vabbè, l'unica opzione è scendere e cercare aiuto. Buona fortuna e sopravvivi, ovviamente. Mappa by Magnus Artifex. Ok, paper, 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 paper. Ok, stone shovel che non so cosa serve, però questa qui la lascio qua, tanto non credo che serva a niente. Non posso fare niente, quindi. Book, teleporter book. Ok, basta. Compass, clock e un po' di cibo. E questo serve sempre. Ah, questa qui è la nostra nave, come vedete. Siamo appunto incappati su. Incappati, come dice lui, ovviamente. Su quest'isola. Sarebbe la Mushroom Island. Qui c'è la nave. Noleggia una barca. Rivolgiti all'inserviente. Qui, vabbè, sono dei pezzi che credo che non debba prendere. Quindi io lo lascio qua. Tanto, cioè, se servono poi me l'avrebbe detto. Andiamo avanti. Allora, vediamo un pochino. Soul Village. Però io voglio andare qua. Ho visto sto coso prima. Voglio vederlo. Ah. Ok. Mi hanno cambiato un attimo. Ragazzi, devo andare un attimo a. Appunto. Mettere un attimo il cibo a cuocere perché sono solo io in casa, quindi arrivo in un solo momento. A dopo. Ho detto a dopo. Facciamo una cosa, non metto full screen perché ho visto che non funziona tanto bene, quindi lascio così e fra 10 minuti devo riandare perché appunto era già cotta, devo solo cuocerla, quindi fra 10 minuti ci rivado e guardo. Comunque, andiamo avanti. Scusate per il fiatone, è che. Fattorie. Soul Village, andiamo qua. Perché appunto ho le scale, quindi. Ho fatto velocemente le scale. Ok, va bene. Oh. Io il cibo lo prendo tanto, cioè nel senso credo che il cibo mi serva, le altre cose non credo che mi servano. Un fungo, tipo un fungo non lo prendo. Sinceramente mettermi roba alla cavolo nell'inventario non mi va. Comunque andiamo in qua. Andiamo a vedere come si chiama? La fattoria. Mettiamoci un attimo il pane qua che così posso prendere. Ok. Oh, posso prenderlo, tanto non credo che mi servano quelli. Un'ascia la prendiamo sempre. Sempre ben. Tre di ferro. Ok.
la musichetta di Minecraft che si ricorda di abbassare la musica. Perché? Ah, già l'ho appena scaricata. Bread. Cooked pork chomp. I libri li prendo perché mi sembra. Magari poi serve. Allora, questo e questo e questo. Adesso, no, questi qua ce l'ho già, quindi lasciamo qua. Una spada la mettiamo qua. Questa qua. No, questa qua, questa qua. E tutto qua sopra lasciamo. Oh, il cellulare che mi squilla. Scusate ragazzi, arrivo in un secondo. A dopo. Ok, rieccomi, benissimo. Come avete visto ho fatto una cosa veramente inquietante. No, scherzo. Cioè, nel senso inquietante, nel senso che ho dovuto riprendere tutte le cose. Queste qua. Facciamo così. Allora, così, poi il cibo facciamo questo al 9, questo all'8, questo al 7. E le altre cose non mi servono, a parte le torce. Sì, le torce sì. Andiamo giù. Sì, prendo le scale. Anche se potrei cadere, però vabbè. Animals, sì, bellissimi gli animali. Sì, bellissimi, proprio bellissimi, bellissimi. Una workbench, ce l'ho un bastoncino, sì. Grande. Non c'era scritto che non potevo craftare, no? Quindi io crafto. Ok, ora possiamo andare. Però diciamo che se no non capite niente. Mettiamo questa, tanto è bella uguale. Cioè, più bella l'altra, però almeno questa qui ci capite un po' di più. Appunto in questa custom map. Poi Minecraft Vanilla, cose così, la lascio quella custom map. Quella custom map, quella resource pack. Vediamo. Benvenuti a Soul Village, isola turistica. La più soleggiata cittadina della costa. Se sei nuovo, ricorda di... Soul Village, la casa del LG male. Ok, benissimo. Era rincuorante. Ospedale, andiamo a vedere l'ospedale. Ok, molto bello, fa schifo, però vabbè. Aiuto, ci serve essere... ok, aiuto è per me. Ci deve essere un generatore... Ok, ci deve essere un generatore di emergenza. Noi prendiamo i libri, intanto. Una pozione, cos'è? Instant health. E questa me la piglio. Subito, subito, andiamo giù. Wow, carta. Instant damage. Questa me la tengo qua. Questa cos'è? Strength. Prendo anche questo. Non si sa mai. Questa non la prendo. Tanto quella di ferro che mi sono craftato. Leader tunic ce l'ho. Questa la prendo. Questa lo prendo. Questa lo prendo. Questa lo prendo. E le altre cose no. Mettiamo questo qua. Tanto non mi serve. Ok. Basta. Ok. Va bene. Ah. Ok. Acceso le luci. Beh. Luci. Paziente numero 012. Stato deceduto. Bene. E io mi ciappo tutta la sua roba. Lol. Andiamo qua. Paziente 27. Stato critico. Però non c'è nessuno nel letto, quindi io mi prendo tutta la roba. Paziente numero 32. Stato deceduto. Bene. E io mi prendo... Non mi prendo niente dalla sua chest. Paziente è stato... Paziente 14, è stato pericoloso. Lo vedo, cavolo, non c'è nemmeno più il letto, cavolo. Ha tipo distrutto tutto. Ah, ok, quello lì era i suoi resti. Molto rassicurante. O i suoi resti o i resti di un dottore che è andato. Però mi piace pensare che non abbia fatto niente lui. Lol. È più rassicurante. Ok, andiamo in qua. Bakery Street. Zan zan. Pane. Torce. Pane non mi serve. La peppina. Voglio subito. E questo via. Questo e questo me li prendo. Grazie. Qui cosa c'è? Oro. Non so, però lo prendo, dai. Carbone non so cosa mi potrebbe servire, quindi non lo prendo. Pane lo prendo, ovviamente se avete dei consigli che avete magari giocato già una volta questa custom map e volete magari, non lo so, ho saltato qualcosa quando ho finito ovviamente in questo episodio, ho saltato qualcosa o appunto non ho fatto qualcosa, se
sempre in quel rango, me lo dite, me lo scrivete nei commenti, e pro memoria iscrivetevi al canale, mettete mi piace e condividete se volete, se vi piace condividete. Ok, bello sto coso. Un disco. Ok, va bene. Una mappa la mettiamo qua, tanto. Vediamo un pochino. Sembra un topo morto. Lisa. Ma dove cavolo è finito il CD? Lo volevo ascoltare. Sei cattivo. Ok, vabbè. Andiamo avanti. Questo qui ha pure il cani. Il canino. Ha pure i denti questo qui, ragazzi. Però non lo prendo tanto il cibo. Cioè. Una stanza buia. Fuggite dall'isola. Blablabla. Ok, va bene, molto rassicurante. Un diamante, va bene, io me lo prendo. Ah, il bastoncino me lo prendo, grazie, tutte e due anche. Perché se prendo un altro diamante mi faccio la spada di diamante. Zan zan! Comunque ragazzi, per questo episodio, visto che era giusto per presentarvi la custom, ma per vedere se almeno uno o due mi piace arrivano in questo video, prima di dire le altre cose, se arrivano almeno due mi piace in questo video, continuerò la serie. Se ne arriva uno o meno, aspetto però le altre serie, continuo, perché appunto io i video, come ho già detto, li faccio per divertirmi e non per appunto ricevere, anche per ricevere mi piace, però più per divertirmi, perché mi diverto quando faccio i video, alcuni video. Ciao, come va? E quindi niente, se volete che continui questa serie me lo scrivete, cioè magari mi fate anche un commentino o qualcosa. Se non volete che la continui, mi fate lo stesso un commento, mi dite no, non mi piace questa custom map, bla 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 bla. Mi lasciate almeno due mi piace, deve avere questo video, almeno uno dai, almeno un mi piace, non da me perché io non lo faccio mi piace, quindi. Quindi state tranquilli. E comunque lo vedreste dai miei feed, come si chiamano, non lo so. Quindi da Andrix098, dalla custom map The Mist, è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video episodio di questa custom map, dove vi lascerò nel prossimo episodio sempre link alla custom map, al download della custom map, e il link alla custom map appunto che avete visto nello scorso episodio, che sto finendo mano a mano, la sto finendo, però diciamo che la stanza che erano le mie dita, che stavo scrocchiando le mie dita prima, ok, la stanza che creerò dopo sarà un parkour oppure un indovinello o qualcosa, perché l'1.7 mi sa che, non so, credo che esca fra 2-3 settimane, non ho idea, ho sentito così da alcuni video di snapshot, spero esca fra 2-3 settimane, perché se no questa custom map non la porto più avanti, perché, cioè, la porto però devo aspettare un bel po', perché per i prossimi update mi serve la 1.7, dove ci sarà anche il cavallo scheletro, quello a fare lì, il mob, comunque il mob aggressivo del cavallo, si spera, se non c'è, ci sono molte altre cose che voglio introdurre dalla 1.7, perché lagga anche un po' meno dall'1.7, quindi potrò fare delle cose molto grandi, cose che non ho fatto qua, anche se già la mappa così pesa tipo 7-8 mega. Quindi ragazzi, da questo video, da Andrix098 e da Minecraft, è tutto. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!